Rossi. Benvenuto. Grazie. Prego, 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 accomodati. Ah, come stai, Dani? Bene. Tutto bene? Sì. Grazie per essere venuto a trovarci. So che la televisione non è tra le prime 200 cose che preferisci fare nella vita, però siamo felicissimi di averti qua con noi. Una volta ogni tanto, il programma giusto, va bene. Cosa ti ha fatto cambiare idea? Perché in questi giorni, in questi anni, stavo continuando a dire a Daniele, vieni, vieni. E lui, no, ma la televisione, vieni. A un certo punto ci siamo sentiti, mi hai detto vengo, io ti mandavo dei messaggi proponendoti delle idee e tu mi dicevi bella questa, tanto non vengo. Sì. E invece poi alla fine sei... Le idee erano tutte molto fighe, però era quello, insomma, era devi quello. Solo superare il limite, la soglia di sottoportazione, l'hai superata e... E basta, vedi, bisogna insistere nella vita. Sì. Dani! Ci fermiamo per una piccolissima pausa, vai. Ci riprendiamo un attimo... tra di noi e poi andiamo belli dritti filati con Daniele De Rossi a Stasera c'è Catalana, tra poco! Stasera c'è Catalan, Daniele De Rossi è qui con noi seduto alla nostra scrivania, in giacca e cravatta, cioè anzi no, in giacca solo stasera, ma all'interno di una vita ormai in giacca e cravatta, sei passato dall'essere giocatore a un ruolo un po' più istituzionale, no? Sì. Ti vediamo più spesso... Diciamo che giacca e cravatta veramente proprio cioè come nel vero senso della parola non ci sto mai, cioè sì. Sto un'ora forse al mese, quell'ora della partita che siamo un po' obbligati, ma come posso insomma... Allento, sbottono, ti metti comodo. Su, sì, ti metti comodo, anche perché una cosa che ti ho visto fare, che mi ha fatto impazzire da casa, ma non soltanto me, durante gli europei che abbiamo vinto, è che facevi riscaldamento con i giocatori. Durante il riscaldamento scendevi in campo, era per smaltire la tensione, perché... No, era perché qualcuno deve aiutarli a fare riscaldamento, qualcuno deve dargli i palloni, ma succede non solo a me perché sono un ex calciatore, lo fanno tutti i collaboratori, tutte le squadre. Forse avete visto la finale... Sì? Il preparatore portieri Massimo Battara si era stirato un giorno prima calciando a Donnarumma e non poteva calciare, quindi sono andato lì e ho fatto il preparatore portieri. Io invece da casa dicevo, pensa a te, non si riesce a tenere, vuole stare lì. No, lì mi scaldavo io perché avevo paura di stirarmi, anche io come Massimo. Nessuno scaldava il portiere. era un problema fisico, ma ti manca il campo, ti manca quel momento lì? Diciamo che... Quando entro lì dentro, il riscaldamento che li vedo, questi momenti, l'altra sera abbiamo giocato in Ungheria, stadio infuocato, un po' mi mancano, soprattutto giocare fuori casa, che a me piaceva da morire. Preferivi la trasferta? Mi piaceva tanto mi piacevano questi stadi, tipo, insomma, andavamo a giocare a Napoli o a Firenze, a Milano anche, dove eravamo abbastanza odiati, insomma, dove si sentiva che c'era un motivo per cui stavamo lì. E in Ungheria abbiamo trovato la stessa atmosfera e un pochino rosicato che non potevi battagliare. Giocare. Ma come ti senti durante magari gli allenamenti, se fate qualche partitella, così magari ti butti in mezzo, ci potresti ancora stare o... Ci potrei stare nettamente quando fa le partite, tipo la porta qua e la porta là. Nel campetto grosso così. Quello sì, più è piccola e il mister ogni tanto mi butta dentro, perché poi c'è sempre, vabbè facciamo la partita 6 contro 6, poi c'è sempre quello che all'ultimo dice no, mi sento un po' stanco dentro. Sì, sì. Daniele, vai Daniele, vai. Parto senza riscaldamento, faccio il segno della croce e insomma, finché il campo è piccolo mi difendo. Poi ancora starci. Si allarga, chiedo il campo. E adesso tu mi raccontavi del pre-partita. I post-partita, soprattutto quando si vince, sono molto diversi da giocatore a membro dello staff? Beh sì, un minimo. Parte proprio quando abbiamo vinto l'Europeo, avevamo proprio vinto, era finita, rompete le righe. Abbiamo fatto un po' di casino, ma sì, un po' ti devi contenere, no? Sei sempre un allenatore, un collaboratore. No, ma infatti ho un video di come ti contieni. Aspetta che... Cioè, magari... Dov'è? Allora, guardate Daniele che si contiene. Guardate come si contiene negli spogliatoi, perché adesso ha un ruolo importante. Eccolo qua. Ma c'è... Eri in contenimento. No, c'è un perché.
Avevamo giocato anche la semifinale lì. Sì. E senza telecamere, senza niente, a fine, insomma, fine lotteria dei rigori, come si dice, avevamo vinto, eravamo tutti molto euforici, scherzando con i giocatori che ci mettevano troppo a farsi la doccia, dovevamo tornare indietro, eccetera, eccetera. Ho fatto questo salto sul tavolo, per, insultandoli, scherzando, no? Sì. Allora questi hanno, ormai il calcio è così, hanno preso subito i telefonini, dirette, live, rifallo, sì, rifallo, sì, rifallo. Sì. Ho detto no, rifallo, dobbiamo fare. Guarda, vincete l'europeo, fateci vincere l'europeo, facciamo una scommessa, se lo vincete lo rifaccio. Facciamo un video fatto bene. Così. Fine europeo, ho fatto il vago, ma loro si sono ricordati, quindi ho dovuto pagare. Sì, ma si dimenticano di tutto, ma non di queste cose. Io non so come funziona da voi, ma non sono un po' pericolosi i telefonini dentro gli spogliatoi, con quello che succede dentro gli spogliatoi, tra parole, cose che possono essere dette, gente senza mutande che cammina. No? È uscito qualche sventaglione. Sì. Qualche... Sì, sì. Diciamo, intanto succede, sai, selfie, no? Un ragazzo giovane del Milan, mi sembra, ha fatto un selfie con Ronaldo e dietro c'era Chiellini completamente nudo. Ogni tanto succede, poi c'è sempre, certo. Sì, l'ha detto sì. Stampa, quello ha detto social, oh, cancella, sposta, no, succede, però questi sono ragazzi esperti anche dal punto di vista, ormai sanno dove anche mettersi, i diciottenni sanno di tutto. Sì, sono nati già col telefono. Pericolosi siamo noi di un'altra generazione che siamo un po' più ingenui. A proposito sempre di festeggiamenti, abbiamo visto quello per la vittoria degli europei. Mi stavi raccontando dietro le quinte che forse hai festeggiato più gli europei che i mondiali, perché dopo la finale dei mondiali c'è questa sfortuna in quel momento per chi ha vinto e vuole festeggiare. Però da prassi c'è l'antidoping, no? Bravo, si fa l'antidoping. E venite sorteggiati, giusto? Sì, contro la Francia in finale, quando vincemmo a Roma contro il Barcellona 3-0, sorteggiato. Cioè tutte le partite importanti, sì, tu finisci. Vincevamo il derby puntualmente, io ero sorteggiato. Che però è sfiga, perché non è che lo fanno... Sì, però dopo 10-15 volte inizi a pensare, ma perché non è che... Sì. Gli dicevo sempre, se corro tanto, non pensate che io mi sia dopato, non è che mi portate qui a fare il doping. Invece no, era completamente a sorteggio, mi facevano vedere anche come funzionava, hanno cambiato negli anni il modo di sorteggiare... Pensavo di fare l'antidoping, è sempre la pipì, cioè devi sempre fare la pipì, cioè quello, sì, però più siamo andati avanti con gli anni e più era tipo proprio, cioè, ecco, dottore così che ti guardava, mentre magari prima era un pochino più... Ah, perché avevano paura che magari uno truccasse, che ne so, sì, il doping, sì, cose del genere. Ma se non ti scappa la pipì, aspetti, stai lì finché non viene. Fai notte. Cioè tutti fuori, stadio vuoto, macchine, bene, almeno non trovi traffico fuori, però cioè rimani lì fino... Sì, però non vai neanche a cena, non saluti famiglie, nessuno, no? Sequestrato lì. Io ero uno che aveva... grossi problemi a farla subito, sì, dopo la partita, ora stiamo entrando, sì, nel... Vabbè, comunque sì, andavo in campo, passeggiavo scalzo col freddo, bagnavo i piedi, bevevo acqua, birra analcolica, di tutto, lì ti danno la birra solo analcolica, sì, perché sì, sono un po' pudici. E chi, diciamo, c'era con te nello stanzino? Cannavaro. Cannavaro. Eravamo io, Cannavaro, Turam e Ribéry. Turam, vi siete mai rivisti da quel giorno? O l'ultima volta era l'antidoping? No, ci siamo rivisti. Ah, perché ci stasera adesso è qua. Magari avete fatto la pipì in bagno. La pipì in bagno insieme. Con stati, insomma, di umore, con umori completamente diametralmente opposti. E cavolo, si immagino. Appena vinto la finale di Coppa del Mondo e loro hanno appena perso, quindi sì, è anche delicato, però insomma... Tutto si è svolto. Sì. Alla grande. Tu mi hai sempre dato l'idea di uno molto curioso, no? Al di là del lavoro che facevi, e una conferma, secondo me, ce l'ho avuta dalla tua decisione poi di andare a un certo punto a giocare nel Boca, a fare queste esperienze in Argentina. Com'è andata? Com'è stata? Ma è stata una scelta che ho preso prendendomi il mio tempo. Mm-hmm. È sempre stato un mio desiderio, l'avevo detto anche in un'intervista. Sono sempre stato affascinato. Come dicevo prima, mi piaceva giocare fuori casa, non perché non mi piaceva giocare in casa, ma perché veramente sentivo come se dovessi proteggere la mia squadra, la mia città, i miei tifosi, da, fra virgolette, i nemici. Poi dopo, insomma, io li rispettavo per questo. E rispettavo a maggior ragione quelli del Boca, perché sembravano da Roma, dall'Italia, sembravano abbastanza matti per il calcio. Quando vai lì scopri che sono ancora più matti. Voi siete i tifosi giusti per me. Sì, loro erano giusti per me, io forse ero il calciatore giusto per loro. Un paio d'anni prima sarebbe stato perfetto. Il derby l'hai giocato? Abbiamo giocato lì al Monumentale, allo stadio, sì, del River, abbiamo giocato, abbiamo fatto uno 0-0, così, più calci, siamo dai, più botte più che passaggi. Pallonate destra e sinistra, però è stato bello, insomma i tifosi argentini mi prendevano abbastanza di mira, gli avversari? Sì, poi questi modi curiosi. Rispetto ai nostri?
Ma gli argentini sono molto simili agli italiani, molto simili ai romani, a quelli degli italiani del sud sono molto simili, anche perché forse il 70% hanno origini, cognomi, eccetera, italiani. Ma similitudini sono calorosi, forse più di noi. Gli stadi spesso e volentieri sono molto attaccati ai giocatori, quindi quello che dicono lo senti bene. Io sai che questo me lo sono sempre chiesto, se fate attenzione, se sentite un rumore di fondo o se percepite le parole uno per uno. No, percepisci se sono arrabbiati o se sono felici, se ti vogliono bene o se ti squarterebbero. Sì. E se stai, che ne so, riscaldamento al Franchi, a Firenze, vicino alla tribuna, senti tutto. Senti, tra i tuoi tifosi più accaniti c'è la persona che ieri è stata seduta su questa poltrona, la persona che ci ha fatto conoscere in realtà, perché io ho conosciuto Daniele così. Un giorno ero a Roma e mando un messaggio a Valerio Mastandrea, gli dico: Vale, c'è la Roma, immagino tu la guarderai, io non c'ho niente da fare, vediamo la partita insieme. Lui mi fa: sì, sono a casa di un amico, mi ha dato l'indirizzo, suona questo campanello, così. Io vado, un amico, suono, mi apre la porta Daniele De Rossi, mi sembrava di stare in quei porno anni 80. Era vestito però. Era vestito. Però no, Daniele De Rossi. Ieri ti ha lasciato un messaggio, se l'hai visto. L'ho mandato sui social, che era tipo verde. Sì, era verde, aspetta, te lo faccio rivedere. Era così. Quando è che insegnerai un po' di calcio del futuro? Bella. Questo gioco è bello, se ti riconosce dalla voce, se capisce chi ha fatto la domanda. Guarda. Sì, sicuramente sai cosa risponde. Tu gli dai: chi è che ti ha fatto la domanda? Chi è che ti ha fatto la domanda? Lui risponde: riconosciamo. Sì. Insomma, prevedeva questa cosa. Quando inizierai a insegnare il calcio del futuro? Non lo so, a volte sembra che manca molto poco, poi a volte qualcosa sfuma. Io sto bene dove sto, lì in nazionale, però insomma, se dovesse capitare qualcosa di figo, cioè abbiamo già lo staff pronto, cioè abbiamo un sacco di voglia. Però insomma la tua decisione è quella, no? C'è chi dopo commenta, c'è chi vuole fare il dirigente, tu vuoi stare vorrei sul fare, campo. Vorrei fare quello e insomma sono andato lì in nazionale per imparare da uno dei migliori come si fa questo lavoro. Certo. Manca solo un piccolo dettaglio, la squadra, però, arriverà. Dani, noi stiamo lì lì ad aspettare qualcuno, prima o poi succede. Chi è stato l'allenatore che ti ha trasmesso le cose che tu ti immagini ti porterai dietro il giorno in cui allenerai? Ma io ce n'ho di tanti bravi, bravi, moderni, anche se magari mi hanno allenato 10 anni fa. Io penso a Spalletti, le cose che faceva tanti anni fa lui, che ci diceva tanti anni fa lui, sono ancora all'avanguardia anche oggi. Sì. Beh, Capello, hai avuto Capello, era di un'altra generazione, un altro calcio, ma mi ha insegnato tantissimo anche dal punto di vista di gestire lo spogliatoio. Idem lui, che forse è quello che mi ha più forte dal punto di vista motivazionale, one to one, no? Faccia a faccia col giocatore, ti tirava fuori delle cose che non pensavi di avere. Come è un martello. Sì, di più. Immagina il martello, di più, però è la sua forza, non sarebbe uno dei più grandi allenatori del mondo se non fosse così. Se smettesse di esserlo, non sarebbe più lui, però ne ho avuti tanti, ora ne sto dimenticando qualcuno. Ma guarda, noi ti auguriamo di trovare presto una squadra.